Radio M che è lieta di presentare le interviste, le nostre interviste, quelle davvero con la I maiuscola, perché abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica da Roma Emanuela Maria Marrone. Buongiorno Emanuela, a te innanzitutto, buon pomeriggio anzi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, buon pomeriggio a te Sonia, buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, noi siamo qui per innanzitutto presentare al nostro pubblico questa donna poliedrica, perché è così, no? Si parla tanto delle donne, delle capacità multitasking delle donne particolarmente, e lei ne è l'esempio lampante. La sua vita e la sua professionalità tutto tondo vanno dall'insegnamento, perché appunto è una docente di lettere, alla scrittura, che è insomma una passione di sempre, come spesso accade. Scusami, non di lettere, perché di lettere è la carina, cioè la protagonista. Sono di scienze umane. Beh, diciamo che sono campi assolutamente insomma comunicanti. Il sapere, l'ambito umanistico, e sicuramente tu attingi a piene mani anche a tutto quello che è il tuo background molto ricco, perché parallelamente a tutto questo sei anche sceneggiatrice, regista, e quindi questo tuo romanzo in realtà non è il primo. Intanto diciamo subito che il titolo è Effetto Virtuale, e poi insomma che spiegheremo meglio nel dettaglio durante questa nostra chiacchierata di cosa si tratta. Questa tua fatica letteraria in realtà deriva insomma da un iter piuttosto articolato, come abbiamo già avuto modo di intuire e di capire. Quindi spiegaci un po' come sei approdata alla scrittura, e soprattutto di questo tipo, perché poi definiremo anche meglio il genere di questo tuo romanzo. Allora, la scrittura è una passione che tiene da quando ero bambina, quindi da sogni, addirittura dai sogni, no? Dai sogni che poi si insinuano e stranamente in qualche modo cercano di diventare realtà, anche se poi ancora non lo sono, perché la professione di scrittrice, come sappiamo, in Italia è difficilissima, ma già dalle elementari leggevano i temini in classe, quindi era proprio una passione che avevo da dentro di dover mettere su carta qualcosa, di dover mettere su carta cose che nemmeno sapevo, cioè c'era il foglio e si riempiva quasi da solo. Ecco, un flusso continuo questo tuo della scrittura, Emanuela, mi pare di capire, no? Quindi una specie di traboccante fiume in piena, e devo dire un po' la tua impostazione, poi, che anche fa parte del tuo percorso di studio ed è quello che insegni tutt'oggi, tra la psicologia, la pedagogia, la comunicazione, insomma, a tutto tondo. Ecco, quindi una definizione di ruolo della scrittura, di finalità, per meglio dire, di obiettivo, è quello sicuramente di essere liberatorio, quindi un po' catartico, se ci passi il termine psicanalitico, psicanalitico, ma insomma di fatto è così. E anche perché anticipiamo già un tema che riguarda sicuramente anche un po' un intento pedagogico, no? Un po' la deformazione professionale la tua, ma ben mirata, perché tu dovessi innanzitutto parlare del pubblico a cui hai pensato quando hai scritto questa tua Effetto Virtuale, a chi ti indirizzi principalmente? È partito dall'esperienza dei ragazzi, degli adolescenti che ho in classe, però poi si è estesa a tutti quanti, perché stranamente, no? Parla di chiusura nel senso di quasi di lockdown, e sì, come sai l'ho scritto prima di tutta questa realtà. Allora, facciamo un piccolo passo indietro infatti. Allora, innanzitutto per quanto riguarda insomma la tua produzione letteraria, perché chi volesse anche un po' avvicinarsi a te, ricordiamo subito dov'è che sei attiva, quindi i contatti per visionare, per insomma entrare magari in contatto diretto con te. Emanuela Maria Marrone, dici un po' tutto, come sì, fare. E per entrare in contatto, allora c'è l'email che è romana, come di Roma, punto psico di psicologa tagliato @gmail.com, ma altrimenti per il romanzo c'è l'editrice Lara Di Carlo, che salutiamo fra l'altro, perché diciamo fa da tre di union tra di noi, e quindi Pandilettere è la tua casa editrice, sì, appunto capitanata magistralmente proprio da Lara, che è anche scrittrice, che abbiamo avuto l'occasione di intervistare a nostra volta, quindi ciao Lara. E quindi dicevamo prego, questo tuo. Sì, ecco, per quanto riguarda quelle che sono state prevalentemente altri tipi di esperienze, a parte quelle cinematografiche, ma ultimamente mi sono dedicata anche molto al teatro, che è stato un altro dei tuoi amori, una delle tue passioni. Sì, specialmente il Teatro Trastevere di Roma, che mi ha permesso e mi ha
fatto allestire circa 10-12 dei miei spettacoli, e quindi è stata una possibilità di entrare in diretto contatto con il pubblico, no? Perché poi i libri sì, però hanno un riscontro da un certo verso passivo, nel senso che si spera che arrivi sempre la comunicazione, che arrivi l'empatia, che ci si possa sempre immedesimare, no? Sì. Però poi non c'è un'interazione, mentre invece negli occhi, una reazione, ecco, reale. Sì. E quindi il teatro è anche una dimensione diversa che ti permette questo. Ecco, sei sempre sulla scena, va detta la verità, quindi l'avventura insieme ai sentimenti è un po' l'elemento principale di tutto ciò che tu scrivi, che sia per una sceneggiatura, che sia per un romanzo, un po' è un motivo conduttore. Quindi sei sempre un po' sospesa tra la vita vissuta, la fantasia, e mi ha colpito, leggendo insomma in una tua intervista, il fatto che insomma hai anche molti richiami per immagini, no? Quindi magari assolutamente, nel momento in cui scrivi, ecco, già comunque magari forse proietti un qualcosa che potrebbe andare sulla scena, e quindi anche molto gli elementi delle stelle, delle luci, del cosmo, no? Che credo... Bravissima, hai proprio colto, ecco. Perché hai colto nel mio sogno più intimo, che sarebbe proprio quello di vedere trasformati i miei scritti in film. Guarda, hai proprio colto alla perfezione, anche perché quello che io immagino, vorrei che le persone che leggono, che specialmente perché che lo vedono sul teatro, lo vedono, ma che anche lì sono curate ovviamente le luci, molto chiare, scure, eccetera, ma attraverso le parole ancora di più, riuscire a creare un'immagine, uno stimolo immaginario, stimolare quindi di nuovo la fantasia e condurre in un racconto che possa toccare ciascuno di noi in qualche modo. Ecco, quindi un effetto veramente anche scenico, pittorico, insomma, in un certo qual modo, che è come emotivo, tu. Emotivo, mi auguro, perché poi tengo molto agli aspetti psicologici, emotivi e di incontro, di confronto, di... E quindi certo l'empatia in questo senso viene da sé, insomma, è un po' una costante per te, un comune denominatore di tutto ciò che vai a creare. Quindi, soffermandoci su questo, intanto, effetto virtuale, perché questo titolo? Entriamo un pochino più nel vivo di questo tuo romanzo. Perché siamo in un momento in cui, come ben sai, da tutti i punti di vista, e poi da tanti anni, però adesso ce ne stiamo forse rendendo più conto, perché è diventata una realtà più condivisa da tutti, per necessità di quello che è successo negli ultimi 2 anni e per anche passi avanti che hanno fatto la tecnologia a tutti i livelli, ci siamo sempre in un modo o nell'altro, specialmente le generazioni che ho visto io a scuola, come si dice, abbiamo fatto esperienza, ecco, abbiamo condiviso una realtà virtuale, virtuale nel senso che non è tutto più un incontro a tu per tu, un incontro nel reale, in quello che noi viviamo, in questa realtà, ma c'è sempre in un certo senso una distanza. La distanza può essere anche il telefonino che era prima, che invece poi nel libro diventa veramente un virtuale, perché si vive in ologrammi 4D, quindi proprio un'altra dimensione, forse verso la quale stiamo andando. Pare proprio di sì, lo vediamo anche in questo dibattito continuamente aperto circa i biopic, e molto spesso che prendono a prestito da immagini sparse postume, rendendo poi in ologramma concerti di artisti che non ci sono più. Quindi insomma l'elemento della persona sicuramente è un po' spersonalizzato, sembra un gioco di parole, ma di fatto è così. Quindi su questo tu poni l'accento. Uh-huh. Sì, infatti proprio diversi personaggi poi, no? C'è anche in una parte del libro proprio la problematica di quanto resta anche come riconoscimento di se stessi guardandosi allo specchio, e quanto invece la possibilità, stando chiusi in uno stanzino e proiettandosi fuori, no? In virtuale, quanto resta di sé, perché poi uno si può abbellire, può fare la chirurgia estetica, sempre tutto in digitale, e quindi mettersi qualsiasi tipo di abbellimento, cambiarsi come vuole, quindi quanto poi uno riconosce se stesso, quanto di sé porta fuori e quanto tutti questi aspetti. Ecco, quindi c'è una specie di scollamento fra la realtà effettiva e l'effetto, l'effetto insomma appunto virtuale, così come il titolo ci ricorda, c'è questa scissione, no? Che tu metti in luce, e poi il fatto che tu l'abbia scritto per la
appunto nel 2017, tristemente profetico, perché vai a, praticamente a dipingere scenari che poi sono quelli, insomma, che si sono prefigurati a noi, nostro malgrado, nella pandemia, dalla pandemia in poi, per un paio d'anni, che insomma, ci ha sicuramente gravato e anche spersonalizzato, per tornare a questo, questo leitmotiv di cui dicevamo. Tra poco noi entreremo proprio ancora di più nel vivo di quello che è il tuo romanzo, mettendo un pochettino il naso, no? Nella trama, ma soprattutto nei protagonisti, nei personaggi che sono un po' portavoci di tante cose per quanto ti riguarda. Ti volevo chiedere solamente brevemente la letteratura di cui insomma ti sei cibata, come si suol dire, da un certo punto in poi, diciamo da quando eri ragazzina, perché poi di fatto si è un po' quello che si legge, no? Si diventa un po' quello che si è assorbito, quindi semplicemente questa mia curiosità, che magari anche dei nostri ascoltatori, a chi ti sei ispirata in un certo qual modo, che sono stati i tuoi maestri? Sì. Allora, io a parte i classici che abbiamo sempre studiato all'università, non li cito neanche, però che comunque fanno base, fanno riferimento, però poi io ho trovato, a parte loro, ho trovato proprio molto interessante e anche geniale da alcuni punti di vista il nostro Stefano Benni, perché specialmente con Terra ha delle uscite che sono state ironico e allo stesso tempo molto creative per quello che mi riguarda. Poi a me è piaciuta anche molto la filmografia, per esempio, di Wim Wenders, che ho trovato molto all'avanguardia, che ho trovato con delle idee molto, all'avanguardia, no? Fin dagli esordi, viene in mente Paris, esatto. Texas. E poi invece mi è piaciuto il confronto con degli autori orientali, perché poi sono stata, ho studiato anche invece la formazione zen, anche un po', che ti, che ti ha permesso. Per esempio, no, dei libri come La porta senza porta, oppure vari koan di Mumon, che sono queste specie di indovinelli che le prime volte, quando li leggevo a 19 anni, rimanevo un po' basita, perché è difficile con un'ottica all'epoca, specialmente parlo anche di diversi anni fa, magari gli adolescenti di adesso sono più aperti, anche se li vedo pure meno curiosi per certi aspetti, chiusa parentesi. Torneremo un pochettino su questo tema, anche come docente in questo senso, anche per quanto riguarda la finalità anche un po' pedagogica che abbiamo ravvisato nel tuo romanzo. Facciamo una piccola pausa, Emanuele, poi torniamo con te e rimani in linea con noi. Siamo sempre veramente piacevolmente in compagnia della nostra ospite di oggi, Emanuela Maria Marrone, scrittrice, docente, sceneggiatrice, regista. Ci siamo accorti di questo suo essere molto sfaccettata e della passione che hai per la scrittura e che trasmetti. Diciamo e ricordiamo che il tuo romanzo, per l'appunto Effetto Virtuale, di casa editrice Pan di Lettere, della nostra Lara, salutiamo ancora, dicevamo poc'anzi a microfoni spenti, come si suol dire, che in realtà c'è un intento anche abbastanza preciso di questo tuo romanzo, che intanto come definiresti in quanto a genere? Perché allora ti faccio un piccolo appunto positivo riguardo sicuramente un bel background, perché non possiamo non pensare, visto che si tratta di un romanzo che precorre un po' i tempi, fa un po' la spola tra i ricordi e il futuro, quindi tra passato e futuro, ci ricorda molto dei temi insomma alti, dei temi colti di utopia, distopia, quindi Orwell e quant'altro sicuramente insomma ci sono nella tua formazione di studi, nel tuo percorso. Certo. Sì, appunto i vari classici di cui sopra, che non si citano ma esistono sempre nel nostro immaginario, nella nostra cultura, nel nostro... E soprattutto ci devono indirizzare poi verso le tendenze che il mondo sta prendendo, come Orwell fu molto profetico, molto prima con i suoi testi, così anche tu in un certo qual modo parli di un futuro in realtà molto controllato, di un governo mondiale addirittura. Questo ci ha colpito. Infatti. Quindi protagonisti in primis di questa avventura, per così dire, anche disavventura in un certo qual modo, illustraci chi sono insomma questi personaggi. Allora c'è Karina, che è la protagonista,
ma Karina è il suo nickname, cioè sì, il nickname sociale, perché poi c'è il nome istituzionale che è Angelica Bale, ovvero il governo mondiale che ha creato questo cataclisma a livello della Terra, sì, generando un clima totalmente inospitale, molto sotto zero, e quindi recludendo tutti i suoi abitanti in minuscoli appartamenti con aria condizionata dentro le narici 24 ore su 24, non sapendo più cosa è un nulla di fuori, perché la realtà fuori è solamente ormai grigia e ghiacciata. Ecco, e quindi la possibilità di relazionarsi con l'esterno è uno stanzino con il computer e con i contatti in ologrammi 4D. Karina è la protagonista e ha vissuto il dramma di questo cambiamento epocale, perché lei conosceva il mondo prima, viveva il mondo prima, cosa che le nuove generazioni invece non conoscono, i suoi alunni, e quindi portavoce in un certo qual modo, no? Fa un po' da ponte verso e lei appunto può descrivere, può portare in qualche modo la conoscenza di quello che era un fiore, un profumo, tutte sensazioni che adesso loro non conoscono se non con queste cose ricostruite in artificiale, alla portata di tutti in un secondo, ma completamente artificiali. E quindi è come spiegare in un certo senso a un non vedente una realtà che non ha mai visto, e quindi certo, attraverso il brillio dei suoi occhi, le quindi sue parole, le sue emozioni che riesce a trasmettere. Sì. Uh-huh. E quindi è un incontro di due mondi completamente diversi che si incontrano, si scontrano, però al quale lei non riesce ovviamente ad abituarsi. Ecco, in questo la protagonista poi femminile è affiancata da personaggi maschili, insomma devo dire ha un po' riunito tanti generi diversi e tante caratteristiche. Abbiamo Frank, Fatima, Silar, ci ha colpito soprattutto questo amico gay, no? Frank, perché deve un po' veicolare, tu dici deve portare dentro questa impresa. Qual è esattamente l'impresa? Cosa intendi in questo, circa il mondo ghiacciato? Insomma, qual è, diciamo, l'obiettivo della protagonista? L'obiettivo è realmente non farsi anestetizzare dal governo mondiale e vedere se c'è oltre, e non quindi diventare esseri passivi che ai quali viene fornito un certo tipo di cibo, un certo tipo di possibilità di make up, un certo tipo di programmi, no? Come sì, sono assolutamente pilotati. Ad avere il coraggio di aprire, di mettere il naso fuori, e assieme a Frank, Karina riuscirà di nuovo a uscire, a vedere se realmente c'è qualcosa fuori in questo mondo così inospitale, ed è spinta dall'amore per Silar, per questo uomo, Silar, che le dice che effettivamente in qualche parte del mondo è rimasto qualcosa, le dà un appuntamento nel reale, però poi per qualche motivo non si presenta, quindi è successo evidentemente qualcosa, e quindi devono per forza andare a vedere cosa. C'è cioè il colpo di scena nel colpo di scena, insomma, alla fine, come ogni buon romanzo che si rispetti. C'è però questo portavoce, Insider, tu dicevi, mi pare di capire che è un po' l'uomo del mistero, ma che dà uno spiraglio verso il futuro. Quindi c'è un messaggio poi alla fine positivo in tutta questa negatività, in tutta questa freddezza di ghiaccio esteriore e interiore, Manuela? C'è questa... Certamente, è una provocazione, no? Una provocazione, però allo stesso tempo un monito verso quello che stiamo per qualche verso, no? Vivendo, verso il quale per qualche verso ci stiamo direzionando, perché voglio dire, il nostro pianeta, come sappiamo, non è molto ben trattato da noi esseri umani, no? E quindi e poi ci sono anche magari dei disegni sopra di noi dei quali sappiamo o non sappiamo, per cui il suggerimento e lo stimolo è anche quello di riuscire a primo, a non perdere troppo tempo, perché la vita, ahimè, passa, e quindi con questi passatempi, come li chiamo appunto, come li chiamo di nuovo, anestetizzanti o comunque uniformanti a un qualcosa solo di superficiale che possa solo far passare il tempo, invece di viverlo, invece di vedere cosa c'è realmente, no? In questa ecco, direzione. Quindi un richiamo verso la realtà di fatto, no? Per quanto forti e imposti possono essere certi schemi, di fatto insomma riappropriarsi un po' della propria dimensione, no? Quindi in senso metaforico è questo. Quindi gli uomini poi di fatto cosa fanno per ribellarsi, avversare questo sistema, questo governo mondiale? Hai delineato un qualcosa, qualche traccia tu nel romanzo in questo senso? Sì, c'è questa organizzazione segreta appunto della quale
fa parte Sylar, però non vorrei, e poi non anticipiamo capo, troppo il cui capo, ti dico l'ultima cosa perché sì, sennò poi svelo troppo, certo, il cui capo è proprio un ibrido, un ibrido venuto fuori da esperimenti che fanno gli umanoidi, in insomma, in un certo qual modo, no? Che hanno mischiato, che si può ritornare anche a richiami di mitologia, hanno mischiato umani con animali, se vogliamo richiamare la mitologia. Beh, certo, non... però il governo mondiale fa questo di tutto, di più, controlla la temperatura, controlla il tempo, controlla il tutto, no? E quindi le vite. E tutti sono schedati, come già sta accadendo. Ecco, ci piacerebbe, Emanuela, sentire qualche strato più indicativo, magari partendo proprio dall'incipit del romanzo, così ci facciamo un'idea meglio entrando nel vivo. Se, ok, cioè, va bene. Quindi prego. Allora, infatti, proprio là, entriamo subito, perché a me piacerebbe far entrare gli spettatori nel... Erano le 8 di mattina. Sì. Il suono di una campanella di scuola proveniva da dietro la porta di quello che da fuori sembrava nient'altro che uno sgabuzzino, eppure il suono proveniva proprio da lì dentro. Dentro la minuscola stanzetta c'era una donna sulla 35ina, vestita in modo elegante, seduta al buio, davanti a una piccola scrivania con un PC acceso, dal quale proveniva quel suono assieme a tanto fracasso di adolescenti come all'entrata di scuola. E così infatti era. Tutto attorno nel buio figure circolavano tridimensionali, in quel piccolo ambiente ologrammi proiettati si muovevano ordinati, sapendo bene dove andare, ed entrando ognuno nella propria classe. E poi c'è l'appello, che ovviamente sono tutti questi, Barbara Bicci, quindi certo, l'entrata certo. Nella... Beh, insomma, rende proprio poi, l'idea. Bene, poi, se vuoi procedere sì, anche dando qualche altro scenario, aprendo qualche altro scenario di cui avevi parlato prima. Sì. Si cominciava con il perdere il contatto con se stessi, esattamente nel momento in cui si smetteva di fare le cose con piacere e si iniziava a farsi trasportare dai doveri e futili passatempi anestetizzanti scelti dal governo mondiale per la massa. Cominciando come previsto a cancellare dalla memoria tutto ciò che era stato collegato al prima. Ecco, e quindi la carina stava perdendo il ricordo e la capacità di riprodurre in sé quello che era stata la vera, l'aria fresca, frizzantina che le aveva riempito i polmoni nelle sue giornate spensierate, ignare di quello che le sarebbe successo quando passeggiava nei verdi campi poco distanti da casa sua, con la brezza che accarezzava i suoi capelli mentre il sole le scaldava la pelle, cosa che adesso non si sta più, capito? Ecco, quindi è certo, tutto, sì, un abituarsi, o uniformarsi, o guardare fuori dalla finestra del 18° piano e non vedere la differenza di dove il cielo tocca la terra, perché è tutto una sfumatura di grigio bianco che non ha più i tramonti meravigliosi. Ecco, che giustamente Carina è un po' la depositaria, no? Di quello che è stato, esatto, e quello che invece adesso è questa realtà comunque avversata, quindi ecco, messaggio positivo alla fine, perché bisogna sempre tendere verso la luce. La speranza, in chi certo. Viva c'è speranza, la cosa dice quella. E comunque un messaggio un messaggio ai tuoi studenti quasi in chiusura, Emanuela, che ne dici, quindi per i giovani questo messaggio pedagogico, che è abbastanza anche manifesto in realtà in questo tuo sì, romanzo. Ci sono tutti tante sfaccettature sia sulla morte sia sui genitori, tantissime, però ecco, quello che vorrei dire loro è sicuramente di incontrarsi di più, ma veramente incontrarsi a più livelli, godersi la realtà di quello che è la possibilità di incontro persona con persona, occhi ecco. Negli occhi, perché siamo sempre tutti con questo cellulare e veramente stiamo perdendo il contatto con il reale, contatto con il reale. Bene, a questo proposito non possiamo non sottolineare, Emanuela, che tu sei attiva, sei presente nella realtà, per l'appunto, che ti vede protagonista per la presentazione di questo tuo nuovo romanzo, Effetto Virtuale, per l'appunto Pandilettere, la casa editrice, e il primo appuntamento imminente è per mercoledì prossimo, per il 23 di novembre. Vedo che insomma vai ad animare dei bei caffè letterari, in questo caso il caffè Portofino a Roma, ma in via Colla di Renzio, quindi sarai insomma, disponibile per il tuo pubblico in questa domande, presentazione. Sì, incontri, sì. Domande, sì, condivisione, leggeremo alcune cose con altri tre attori, quindi sarà una specie di piccolo teatro. Certo, e poi saremo lì insieme piacevolmente a
a berci un cocktail insieme a tutti coloro che vorranno intervenire e che ci vorranno incontrare con molto piacere. Ecco, bene, ci fa piacere a nostra volta aver dato l'opportunità di parlare del tuo romanzo, quindi effetto virtuale. Salutiamo anche Lara Di Carlo di appunto Pan di Lettere, la tua editrice, e in bocca al lupo quindi a Emanuela Maria Marrone, e grazie di essere stata con noi. Grazie Sara, grazie tantissimo a voi. A saluti a tutti. A presto.